benvenuti a una nuova puntata di Terre di Lombardia fra acqua e natura. Oggi vi voglio parlare della Milano di Carlo Porta, il famoso poeta milanese, il più celebre poeta in lingua dialettale, appunto, milanese. Quindi partiamo da qui, dalla chiesa di San Vito in Pasquiruolo, poi andremo verso il Verziere, che era la zona dove lui trasse spunto per il suo famoso poema della Ninetta, poi andremo alla chiesa di San Bernardino e vedremo anche la sua statua. Ma cominciamo da qua. Qui ci troviamo in Corso Europa, che è questo viale, e vediamo qui il dipinto. Naturalmente questa zona un tempo era uno spazio incolto, pascoli, tant'è vero che poi parleremo della chiesa, San Vito al Pasquirolo e voleva dire al pascolo. Quindi immaginate questa zona di pascolo, di gregge. Questa è l'attuale via con tanti negozi, vediamo anche i portici con altrettanti negozi e naturalmente le vetrine illuminate con la gente che fa shopping. In questa zona sussistevano le terme romane, realizzate dall'imperatore Massimiano, detto Erculeo, e per questo dette terme Erculee. Se ci addentriamo in questa piazza dove c'è la chiesa, troveremo i resti delle terme romane del III secolo. Queste terme erano alimentate dall'acqua lunga ed era soprannominato questo canale canale di città perché proprio era distribuito per tutta la città. La piccola chiesa era detto in dialetto Gesetta del Pasquireux oppure del Pasquirolo, cioè che significa piccolo pascolo. Come vi ho detto prima, qui c'erano delle greggi di animali e di pecore. Questa zona era una pittoresca contrada con vicoli, stradine, che intorno al 1940 vennero abbattute per costruire tutti questi palazzi moderni. Ecco la chiesa di San Vito al Pasquirolo. Questa chiesa è stata chiusa per diversi decenni, adesso è stata riaperta ma il rito è ortodosso. Parallela a Corso Europa troviamo Corso Vittorio Emanuele, che un tempo era chiamata Largo Corsia dei Servi. E anche la via è nel tempo poi cambiata, hanno fatto dei palazzi. I Servi di Maria era questo convento dove officiavano questi frati. Corso Vittorio Emanuele, che è appunto questa parallela, intorno agli anni 20 e 30, venne proprio completamente, si può dire, rifatta, ristrutturata, perché un tempo passavano anche le macchine, fino a 40-50 anni fa, e prima ancora chiaramente le carrozze. Adesso è solo passaggio pedonale. Oltre alle case e ai palazzi, alla fine dell'Ottocento è stata edificata la chiesa di San Carlo nel 1830. Eccoci in Via Larga. Via Larga che deve il suo nome al governatore spagnolo Francisco Velasco, che l'aveva proprio allargata per far passare i carri allegorici del Carnevale di Milano. Il governatore spagnolo appunto che aveva realizzato questa strada. Questi carri allegorici si dipanavano da Porta Romana e poi percorrevano, diciamo, vari punti della città. Vediamo alle mie spalle la chiesa di Santo Stefano, che è originaria del V secolo, ma di questo edificio originario non rimane più nulla. Nel Medioevo questa chiesa distrutta venne ricostruita in stile romanico, con un grande cortile chiuso e un portico coperto con da colonne. Il campanile attuale che vedete lì e che vediamo nel quadro è invece del 1642. Ecco il dipinto, vediamo appunto la Via Larga, la chiesa di Santo Stefano e il campanile di cui vi ho parlato. Se vedete in fondo qui, vediamo la statua di Carlo Porta, che adesso andremo vicino a parlare della storia di questa statua e naturalmente del poeta Carlo Porta, a cui la puntata è dedicata.
Ecco la statua del poeta Carlo Porta. Questa statua è stata messa qui nel 1966, ma in realtà ne esisteva una più antica che si trovava dentro i giardini pubblici e questa statua si affacciava su un laghetto artificiale dove vivevano delle anatre e delle oche. E infatti questa statua amabilmente era chiamata dai milanesi i guardiani di Oc. Ecco, vi voglio parlare di una cosa particolare che forse non tutti sanno. A Milano, voi vedete sempre i miei dipinti nelle vie, non si può dipingere dal vero, da decenni. È vietato, proprio per una serie di motivi, tra cui una forma di pubblicità, il disturbo, diciamo, del passaggio delle persone, per esempio. Quindi, per poter realizzare i dipinti, io l'unica cosa che posso fare è fare dei disegni preparatori per poi realizzare il quadro. I disegni impiego pochi minuti e vi voglio fare vedere un esempio di questa zona dove poi ho realizzato il quadro anche della Via Larga e della piazza che visiteremo dopo. Questo è il disegno preparatore. Naturalmente a me piace farli sia a carboncino, come in questo caso, soprattutto a sanguigna, che è quello che preferisco, a matita, ma anche addirittura a penna. A penna poi vi farò vedere magari qualcosa. A penna non c'è errore, cioè tu devi proprio fare il disegno di getto. Già a carboncino, è vero, è sempre di getto, ma magari una sfumatura la puoi ritoccare, ma con la penna no. Quindi questo è il disegno di cui vi parlavo, con cui poi ho realizzato la Via Larga o la piazza che andremo a visitare a Santo Stefano. Vedete, sono dei particolari anche, come in questo caso, vedete la piazza, la chiesa, da un'altra angolazione, e la statua che è alle mie spalle. Carlo Porta è nato nel 1775 a Milano sotto la dominazione austriaca. È considerato il maggior poeta in milanese. Studiò dai Barnabiti a Monza e nel loro collegio a Muggiò e successivamente al seminario di Milano. La sua formazione fu essenzialmente illuministica e di ispirazione civile. Egli indirizzò la sua satira contro la società contemporanea, soprattutto contro la nobiltà boriosa e ipocrita, ma anche nella poesia con monologhi di personaggi del popolo a cui viene data voce ai ceti più bassi. La poesia è la sua passione e le sue opere trattano di fatti realmente accaduti. A solo 45 anni, nel pieno della fama, morì a Milano nel 1821 per un attacco di gotta e la sua casa si trova in via Monte Napoleone 2. La sua prima opera è l'almanacco El lavapiat de Meneghin che l'è mort, poi arrivarono i disgrazi de Jovan Bouget, in seguito Eute disgrazi de Jovan Bouget, il cui protagonista è un giovane garzone di bottega vittima di disavventure. Poi seguono El lament de Marchion di Gampavert, ma la sua opera più famosa è La Ninetta del Verzé, che era questa ragazza che lavorava al mercato del pesce con la zia, al verziere che appunto poi visiteremo. La storia racconta di questa ragazza che si innamora di un pasticcere, che ha un grande amore, lei, diciamo, pensa che sia il grande amore della vita, in realtà dopo poco tempo lui la manda, diciamo, in rovina, in miseria, e lei per continuare a vivere si deve prostituire. E appunto lavorava al verziere che è qui vicino. Lui Porta crea questo il suo capolavoro che è appunto La Ninetta del Verzé. Qui siamo sempre in Via Larga e in una traversa di Via Larga, di Albricci per esattezza, esisteva l'antico quartiere del Bottonuto, che era un quartiere caratteristico con dei vicoli, delle stradine. In questo quartiere poi alla fine è stato abbattuto per costruire gli edifici moderni che adesso vediamo. Una versione sull'origine di questo nome Bottonuto sembra da un generale di Federico Barbarossa che si chiamava Botnuk. Secondo altri, da un'opera idraulica che si chiamava Buticum. Ma perché quest'opera idraulica? Tra l'altro qui vicino, e poi vedremo, troviamo
vie come Via Laghetto, Via Post Laghetto, che non esiste più, Via Pantano. Da questi nomi si deduce che qui c'era un bacino d'acqua. Infatti esisteva il bacino di Santo Stefano, quello con cui i barconi arrivavano dal lago Maggiore per costruire il Duomo con questi marmi pregiati. Vi ho parlato di Via Laghetto, Via Pantano, ma perché questi nomi? Perché qui, in epoca romana, esisteva il porto di Mediolanum. Questo porto si trovava proprio in questa zona, tra la Via Larga e Piazza Missuri, che troviamo alle mie spalle. E ora vi racconto del porto romano di Mediolanum. Eccoci in piazza Santo Stefano. Questa è la chiesa di Santo Stefano e questa è la chiesa di San Bernardino ai Morti. Dopo andiamo e vi parlo del vicolo, che è molto particolare la storia. Questo è il dipinto che raffigura appunto un angolo della chiesa e questo vicolo che troviamo alle mie spalle. Questa invece è proprio la chiesa di San Bernardino. Questo dipinto ha già diversi anni, perché adesso, come vedete, è stato tutto ristrutturato. La chiesa, la prima, fu edificata nel V secolo, ma di questo edificio originario non rimane più nulla. All'interno della chiesa troviamo la ruota di sangue, perché un tempo, al tempo di Sant'Ambrogio per l'esattezza, ci fu una battaglia tra cattolici ortodossi e ariani eretici. La leggenda racconta che a un certo punto, questa sanguinosa battaglia, il sangue si separò dai cristiani e dai miscredenti, coagulandosi e formando questa roccia che troviamo all'interno della chiesa di pietra. Prima che sorgesse la chiesa di Santo Stefano, questa zona era chiamata dal popolo Ad Innocentes, in memoria di un tragico fatto quando l'imperatore Valentiniano trucidò delle persone e quindi degli innocenti. Vi voglio raccontare un fatto storico importante. Qui, davanti alla chiesa di Santo Stefano, è avvenuto un famoso omicidio, e cioè quello del duca di Milano Galeazzo Maria Sforza, che mentre usciva dalla messa venne pugnalato e quindi morì. Prima di venire qua aveva fatto dei sogni premonitori, ma non ne diede, diciamo, importanza, e quindi andrò incontro al suo destino. Una lapide interrata nel sacrato della chiesa ricorda questo assassinio per mano di tre nobili che poi vennero presi e trucidati. Adesso vi voglio raccontare un altro fatto tragico avvenuto nel 1642. Vedete il campanile? Nel 1642 il campanile crollò. Sotto, esattamente nel vicolo, passavano un prete e una vecchietta. E questo cadendo uccise queste due persone. La cosa particolare di questa tragica vicenda è che il prete aveva in tasca dei soldi che voleva devolvere per la ricostruzione, o quantomeno per la sistemazione del campanile. Tragico destino. Adesso vi voglio parlare di questa chiesa di San Bernardino ai Morti. Perché è chiamata così? Perché all'interno, sulla destra, percorrendo un corridoio buio, si arriva a una grande sala completamente tempestata di scheletri e ossa e teschi, ma messi in modo allegorico. Se da un lato è un posto un po' macabro, dall'altro però, quando si entra, è molto mistico, di grande suggestione. Sono la maggior parte queste ossa della peste e anche dei condannati a morte. Quindi, entrando, troviamo queste pareti, anche i soffitti, le pareti, proprio con delle forme allegoriche,
e sono tenute insieme, perché altrimenti cadrebbero, da dei reticolati. Questo luogo si ritiene, o almeno secondo molta gente, anche che faccia miracoli. E infatti all'interno, una volta, adesso non ci sono più, c'erano molti esvoto, perché si diceva che questa cappella dei morti era proprio, diciamo, faceva dei miracoli alle persone che lo chiedevano. Un tempo questo si chiamava Vicolo San Bernardino, lo si intuisce proprio perché ancora adesso è un vicolo completamente ristrutturato in questi ultimi decenni. Un tempo si chiamava Vicolo della Catenina o Stretta della Catenina, perché in questi due punti, sia qui che là, c'erano due parti di pietra con una catenina. Ecco il dipinto del vicolo in un giorno che c'era il sole e anche la neve, una cosa che un particolare che mi piace moltissimo. Vediamo come era prima, perché adesso vedete tutta ristrutturata. Era una volta invece era tutta, diciamo, un po' rovinata dal tempo. Ecco, vediamo questa casa a sinistra, la chiesa, e qui la chiesa di San Bernardino ai morti. Una volta a Milano veramente esistevano tantissimi vicoli. Pensate che alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento, ne esistevano 60 o 70. Adesso, ai giorni nostri, ne esistono una dozzina, di cui alcuni, come questo, si capisce che è un vicolo, però non c'è più la targa viaria. Questo è il dipinto che raffigura proprio il vicolo com'era, vedete la data, quasi 30 anni fa, e com'era proprio prima della ristrutturazione. Vi voglio dire due detti in milanese che cosa vogliono dire. Per esempio, mangiai benis. In dialetto, cioè sposarsi, letteralmente mangiare i confetti, termine derivato dal latino benedicere, inteso come benedizione nuziale. Quindi i confetti sono i benis in milanese. L'altra che vi volevo raccontare è quella del pane giallo o di gran turco, che un tempo si inzuppava nel latte come colazione alla mattina. Era chiamato via d'oro perché era d'uso, prima di mettersi a tavola, recitare le orazioni. E le donne, soprattutto delle campagne, iniziavano ad alta voce a far ripetere ai loro figli: vi adoro mio Dio e vi ringrazio di avermi creato. E siccome le prime parole erano vi adoro, passarono a indicare questo pane giallo che tutti, specialmente i nostri genitori, i nostri nonni, conoscono con nome vi adoro. Qui in fondo alla Via Larga troviamo i resti della chiesa di San Giovanni in Conca. È una chiesa molto importante, ci sono solo i resti. Sotto la chiesa c'è una cripta. In questa cripta antichissima ci sono dei resti romani, dei mosaici, e la cripta è molto bella perché effettivamente ha un'aria mistica. Della chiesa di San Giovanni in Conca venne sepolto Bernabò Visconti con la sua tomba in un primo tempo. Poi questa tomba attualmente la possiamo visitare al museo del Castello Sforzesco. È chiamato San Giovanni in Conca la chiesa originaria del V secolo, poi venne distrutta e nel Medioevo venne ricostruita. È chiamata in Conca perché secondo alcuni era in un avvallamento, quindi una conca, secondo altri perché hanno trovato dei mosaici con delle conchiglie e quindi la conchiglia è dell'acqua e quindi la conchiglia vive nell'acqua. E secondo un'altra versione ancora è che, siccome è dedicata a San Giovanni Evangelista, San Giovanni morì in un pentolone con l'acqua bollente, quindi in conca per questo motivo. Per i milanesi comunque questi resti sono soprannominati dente cariato perché ricorda un dente cariato. Ci troviamo in piazza Missuri. Il dipinto raffigura la statua del generale Missuri, che era amico di Garibaldi, e vediamo la piazza. Nella parte in fondo un tempo si trovava la Cadican, che era la casa di Bernabò Visconti, chiamata così perché lui, oltre questi cani, questi feroci mastini, oltre a utilizzarli per la caccia, li utilizzava quando qualche persona gli era scomoda. Praticamente veniva ucciso da questi cani. Quindi quando Bernabò Visconti venne eliminato a sua volta
dal nipote Gian Galeazzo Visconti con un piatto di fagioli avvelenato nel castello di Trezzo, il popolo fu felice e distrusse praticamente la sua casa chiamata la Casican. Termina qui la puntata dedicata a Milano e al poeta Carlo Porta. Abbiamo visto il Verziere, Via Larga. Voglio terminare quindi con una frase di Pablo Picasso che diceva: ci sono pittori che dipingono il sole come una macchia gialla, ma ce ne sono altri che grazie alla loro arte ed intelligenza trasformano una macchia gialla nel sole.